1340 nasce Giovanni di Gand, primo duca di Lancaster e terzo figlio sopravvissuto del re Edoardo III. 1806 nasce Elizabeth Barrett Browning, poetessa vittoriana e moglie di Robert Browning. 1893 apre la Liverpool Overhead Railway, che operava per 7 miglia lungo i Liverpool Docks. È stata la prima ferrovia sopraelevata elettrica, la prima a utilizzare segnali automatici, segnali luminosi elettrici a colori e unità multiple elettriche, ed è stata sede di una delle prime scale mobili per passeggeri in una stazione ferroviaria. 1917 nasce il comico Frankie Howard, famoso per i suoi doppi sensi audaci, la cui carriera è durata 6 decenni. 1926, lo Shakespeare Memorial Theatre di Stratford-upon-Avon viene distrutto da un incendio. 1951, muore Ivor Novello, compositore e attore nato a Cardiff. 1957, il Ghana diventa indipendente ed è la prima colonia britannica a farlo. 1974, i minatori britannici di carbone annullano uno sciopero di 4 settimane a seguito di un aumento di stipendio del 35% da parte del nuovo governo laburista. 1984, il National Coal Board annuncia un piano di massicci tagli di posti di lavoro e chiusura dei pozzi. 1985, il deputato conservatore Ivar Lawrence ha tenuto il discorso più lungo del XX secolo alla Camera dei Comuni. Ha parlato per 4 ore e 23 minuti sul tema della fluorizzazione dell'acqua potabile. 1987. Il traghetto di proprietà britannica Herald of Free Enterprise lascia Zeebrugge in Belgio con le porte di prua aperte. Il traghetto si capovolge uccidendo 193 passeggeri. 1988, tre terroristi dell'IRA vengono uccisi a colpi di arma da fuoco da uomini della Sassa Gibilterra. 1997, un Picasso da 650.000 sterline viene rubato da una galleria d'arte londinese. 2015, una ricerca dell'Università di Oxford stima che la popolazione migrante in Inghilterra è aumentata di oltre 500.000 in 3 anni.